Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Come avrete visto nel titolo, già attivo il DLC di San Valentino, ragazzi. E niente, in questo video andremo a vedere come modificare l'Albany Velor, come modificare questa Roosevelt, insomma, no? Questa nuova Roosevelt che ci è stata gentilmente offerta da Rockstar, gentilmente il cazzo perché costa un botto di soldi. Comunque andiamo a vedere che cosa si può fare in questa nuova Roosevelt e quanto è nuova questa Roosevelt, no? O se ci hanno riproposto una cazzo di macchina tanto per farci spendere soldi, ci hanno aggiunto due cazzate in più, insomma. Adesso andiamo a vedere. Qua comunque vedo che ci sono belle cosine, ci sono, insomma, non, diciamo che in sostanza la macchina è la stessa, però con qualche piccola aggiunta, tipo, non so, i copriruota, cazzate le varie. A quanto sto vedendo non è che la macchina sia cambiata di molto a livello estetico, cioè se uno le confronta le due Roosevelt non è che cambi molto, ovviamente senza modificarle. L'unica cosa buona che ha questa Roosevelt che, rispetto all'altra, che si può modificare, diciamo, no? E quindi andiamo a modificarla e a vedere tutto. Ecco, questo è il telaio, vediamo un attimo. Anche se sono veramente piccolezze proprio, cioè delle stronzatelle che costano pure un botto dei soldi, ragazzi, costano veramente tanti soldi. Però va bene, a noi non ce ne frega un cazzo e continuiamo a modificare la nostra Velor, a fare un po' di tuning, no ragazzi? Quindi questa qui è più un episodio di tuning che un episodio informativo su quanto riguarda, diciamo, il DLC di San Valentino, che tra parentesi penso che sia attivo anche su PS3, perché era stato solamente occultato, quindi un po' come questo qui, diciamo che l'hanno caricato quando caricarono l'ultimo aggiornamento Lowrider, solo che avevano diciamo oscurato parte dell'aggiornamento, anche perché erano 9 GB di aggiornamento, quindi pareva un po' stranino che 9 GB erano solo per un'auto, anche se comunque è strano lo stesso, perché 9 GB per 3 auto e alcuni vestiti e qualche maschera, che andremo a vedere prossimamente in un altro video, mi sembrano un po' eccessivi. Sta veramente diventando pesante questo gioco, sta diventando qualcosa d'assurdo, ma non pesante a livello oddio che palle, no, pesante a livello di gigabyte, diciamo, no? E tra un aggiornamento e l'altro comunque sta diventando abbastanza pesantino come gioco. Speriamo che non l'appesantiscano come quello di PlayStation 3, che poi alla fine diventerà ingiocabile, come è diventato ingiocabile quello di PlayStation 3, a parte che non lo stanno neanche più curando. Comunque va bene ragazzi, passiamo sempre al resto dell'auto, come avete visto io ho messo sto coloretto azzurro, però non mi piace per niente, non so tanto che lo cambio, perché comunque non sta per niente bene, almeno a me non piace, quindi sicuramente andrò a cambiare questo colore azzurro di fondo. E quindi niente, sono un po' indeciso sulle ruote, perché io lascerei volentieri le ruote originali che sono belle, però non me le fa modificare, quindi sono costretto a cambiare tipo di ruota, anche se poi non c'è azzecca un cazzo con le ruote che diciamo ha dietro. Io ho messo pure sta ruota sul cofano, che vabbè, questa è una macchina a 7 ruote, ragazzi, non avete mai vista una macchina a 7 ruote, due laterali e una sul cofano, vedi che robetta.
niente, vediamo che ruote ci possiamo mettere, vediamo che ruote ci possiamo mettere, ci mettiamo, oddio, un po' difficile trovarle, però vabbè, ci mettiamo questa, con un colorino bianco che non c'è sta niente male, e mo cambiamo il colore della macchina, il rosso va bene, devo dire che il rosso mi piace, però ci lascerei proprio un bel cromato che secondo me cromato e basta. E niente ragazzi, questa è la nuova Roosevelt, tutta modificata ovviamente a mio gusto, perché poi giustamente ci stanno anche altre modifiche che io diciamo non ho fatto, che a me comunque non piacciono, però non sembra niente male, a parte qualche stronzata estetica tipo sta ruota di scorta dietro, cioè se non altro se mi fai mettere la ruota di scorta dietro dammi la possibilità di levare le due davanti. Adesso andiamo a vedere dentro quest'auto, andiamo a vederla dentro, comunque sì, quella ruota la levo, non mi piace, e niente, adesso l'accendiamo la macchina, come dice Jerry Scotti, l'accendiamo? No ragazzi, accendiamo la macchina oppure accendiamo la macchina e vediamo anche com'è dentro il suo interno, anche se dubito che una macchina così ci abbia degli interni ricchi come non so, come un Azzentra Formo, come un AT20 o come... infatti ragazzi, vediamo che non è che sia tutto sto granché di interno, a parte che comunque è una classica, quindi ovviamente i suoi interni sono quello che sono, giustamente, e di conseguenza stiamo così. Comunque diciamo che tutto sommato non è male, se avete qualche soldino da spendere si può spendere. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti!